No, non mi piace i costi, che ci pazzi. Tu lo sai, ah, tu lo sai che io sono un che ho fatto di più. Quest'anno pure lei. Speriamo che. Deve scegliere quello che vuole. Man mano che il pesce si vende. Allora scrivete due angioletti due angioletti pure queste, la tovaglietta, c'è bella la con questo non lo so, perché non è più lungo, ma è un L'Angelo, ma che lo vede? Dove sta? Marisa se ne è andata? No, sto qua. L'Angelo mi sta sfondando loro. 3 euro. Non può andare. Ne prendiamo un paio? Ne prendiamo un paio allora. Può prendere questi qua? Sì, sì. Tira! Che cos'è? Quando viene? Oh, grazie. Allora devi scriverlo. Allora, 2 euro. Ascolta. 1 euro. Le presine dove stanno? Stanno di là, le presine, quelle lì di stoffa. Allora. Assù, vieni, assù, vieni. Sono qua. Assù si chiamano Alessandro. Kumar Assund. Come si scrive? Decorazione di albero di Natale. Porta questa qua. Ciao. Che hai comprato? Una casa. Ecco lei le... Oh, scusa. Piangere adesso, giusto? Sì. Che fece? Me la fai vedere? Grazie. Ah, ma che bella. Mi sa che... Ah, questa qui è la più bella di tutte quante. Che sono le presine? Sì, presina. Una di stoffa e l'altra... Questa qui è quella che ha fatto tua madre. No, è la mia madre l'ha rifatto... Gente, la chiesa già per me. No, ma non vai, che io dire questo è obbligatorio, qua non si può passare, dovete fare il dritto. Per veramente, andò stesso. Marco, dimmi. La frase. Eccomi. Nico, già hai cominciato? Questo? No, è un backstage. No, sì, adesso ti mette sulla... Io me lo sto capendo che ti metti. Sì, così per tuo nonno che ti può vedere. Sì, qui. Sì, qui. Ciao. Fammi ciao. Ciao. Ciao.
grande, se, sempre appena tornati dall'Arabia Saudita, ah, ci bene. Tocca lavorare per il paese. Sì, sì, fai bene, fai bene. Volontariato questo, eh? Gratis, sì, faremo un sacrificio, certo. Mangeremo un panino di più. Però Nico, ti trovi bene in Arabia Saudita? No, non ci andrò mai più. No. Esperienza quasi bella. Siamo quasi, ragazzi. Però da non ripetere. Da ripetere, va bene. Il lavoro c'è, ma non pagato bene. Perché adesso si sa che l'Italia è un paese ladrone, quindi rubano tutti. E chi ci va di mezzo è sempre l'operaio. Sono a provare, ma comunque l'esperienza mi rimane. Buon lavoro per questa sera. Grazie, gentilissimo Niki. Ma lei è più basso. Scarsi 1000 euro. 800. E beh, ma quando si parla saluta. Ciao. Questi dove vedi? Ma avete fatto il look computer? Sì, 2 minuti. Allora, ogni ticket... No, una coppa ci manca, vedi? Ah, ma questo è tutto in serie? Sì. Allora ci proviamo. Sì. Ma il disappare questo è allora quello è proprio il migliorando, ma che è successo già qualcosa? Ce l'ho, non avete dato i fattori? Buonasera. Io sei ma tutti fai? Non esatto, ma fanno bene. Dammi la perché. Capito che fa comandare le donne qua, capito tutto, Giuseppe. Dai. Angela, serve. Prego. Due. Ok. Sì. Allora, questi sono già buoni, grazie. Ok. Vi do due tovaglioli. Sì, prego. Buona serata. Ciao. Non glieli fa prendere loro, Giuseppe. Li devo dare in mano io. È un'imposizione. Sì. La finisce. Ok, grazie. Tovagliolo? Sì, no, grazie. Andrea, che tu mi sei stato russando. Nadia, che cosa servi tu? Allora, mo metti di sperando comunque Nadia sta andando tranquilla. Vado a prendere il mano. Vado a prendere un po'. Aspetta. Magari tu fai. Sì, no, parroco. E vino, non lo sai? Sì, sì. Buono, è novello, vino nuovo. Novello. Antonio, tu sei il vino novello? Eh sì, sì, sì. Abbiamo travasato oggi e... Sì, e quindi è di San Giacomo, è di San Giacomo, sì, sì, eh? Tipico sangiacomese, San prodotto da Ettore Perrotta. Ah, sì, tra i suoi vigneti sulle colline sangiacomese. Sì. Buonasera a tutti. Ciao.
vino. Due bicchieri di vino, vero? Sì. Perfetto. Dai, tu non sai che c'è scopo. Allora, ma io me la dicevo. Mo te lo spiego. Ciao, ciao. Complimenti, veramente tutto squisito. Bellissimo, buonissimo e bellissimo. La pasta è veramente buona. Lo staff al completo. Balli? Il vostro compito qual è? La tecnologia certamente. Il nostro compito è quello di cucinare la pasta, quindi orecchiette con il sugo di fegatazza di Berchicci, ottimo. Quindi provate, gustate e buon appetito a tutti. Sei aiutata da chi? Da chi? Da Angela, Jessica e Antonio. Una bella squadra. Buon lavoro. Grazie. Grazie. Qui è me che ci roba delle carte. Raccogliere l'ulivo. Tanto quello è ancora il mio. Ma guarda che squadrone, Matteo. Chiedi e ti sarà dato. Domani alle 7. È buono il sugo? Ciao Nico. Ciao. Ciao, ciao. Ciao Nicola, ciao ciao. Questo giovanotto che fa? Mangia? Mangia, sì, mangia. Sì, mangia. Perché mangia la pizza. La pizza. No, mangia l'olio nuovo. No, te lascio questo. Amore, venne a bocca, la domanda è
grazie. Oh, yeah,
senatore sullo va, sullo vede bruscamente meno solo. Mi scappa fantasia. Mandei allegra figlia mia, oye ma, mai aspetta, oye ma, mai aspetta, oye ma, mai aspetta, trovare una casa vado, un marito per mascata, trovare una casa vado, un marito per mascata, vai vai vai. Pesce, fritte, baccalà, la 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 la. Sono stanchi, mi dicono di qualcosa così ci riposiamo un po'. Bene, allora noi veniamo da lontano, abbiamo fatto un lungo viaggio per essere qui. Veniamo da Guidonesi, quindi siamo quasi un paesani. Allora, diciamo subito che noi ci chiamiamo quelli del bufù. Il bufù è questo strumento che voi conoscete già altre volte, in altre occasioni siamo stati qui a San Giacomo. Comunque, per chi non conosce lo strumento, per chi non sa un po' la tradizione, la storia, diciamo qualche notizia. È uno strumento che fa parte della tradizione musicale popolare molisana. In modo molto forte lo ritroviamo a Casa Calenda, lo ritroviamo a Sepino, dove c'è una forte tradizione dell'uso di questo strumento. Ci sono anche altri comuni, Pietracatella, Limosano, Guglionesi e tanti altri. È uno strumento molto semplice, un contenitore che fa da cassa di risonanza, in questo caso è una botte, ma si può fare anche con dei contenitori in metallo, alcuni lo fanno con le tine di rame che si andava a prendere l'acqua alla fonte. Quindi il contenitore fa da cassa di risonanza, una membrana ed una canna. Frizionando sulla canna con le mani bagnate emette questo suono. Infatti la sua definizione è tamburo a frizione. Non è accordabile, non emette una nota ben precisa, emette solo questo suono cupo. C'è da dire che è uno strumento molto antico. Io dico sempre che abbiamo una testimonianza in Olanda, ad Amsterdam, in un museo c'è un quadro del 1500 dove c'è un signore che suona un bufù piccolo e dei bimbi che ballano. Quindi già questo possiamo dire che nel 1500 si usava questo strumento. Si rompe, lo possiamo sostituire. Con la pelle questo non è possibile, la pelle come si bagna cede, quindi non suona bene più. In più, quando si rompe la pelle per sostituirla ci vuole tempo, non si può fare lì al momento. In più abbiamo adottato un altro sistema. Usiamo un tappo di spumante dove infiliamo la canna. Originariamente lo strumento nasce in questo modo. La canna veniva presa nel cannito con tutta la radice. Col coltello si lavorava un po' la radice, si legava la pelle e quindi si teneva. Quindi queste piccole modifiche e abbiamo, per comodità nostra, le abbiamo fatte. Ultima cosa, così passiamo al prossimo brano, pensate quale brano facciamo, così poi dico il titolo. Sì. Ultima cosa, noi oltre a fare brani della nostra tradizione popolare, infatti prima abbiamo fatto Acio Pallata. Facciamo anche brani di musica leggera, brani della tradizione campana, siciliana, perché mettiamo in evidenza lo strumento.
E il prossimo brano che faremo è Un Capo Canale. Spiego brevemente, Un Capo Canale era il momento, voi lo sapete benissimo, un momento di festa. Dopo la costruzione di un fabbricato si invitavano tutti coloro che avevano partecipato a questo lavoro a festeggiare. Qui si beveva, si mangiava e chiaramente si suonava e si cantava. In quelle occasioni nascono molto facilmente gli strumenti occasionali, dove la gente se lo inventava, pigliava una bottiglia e ci suonava, e così altri strumenti. Lo stesso tamburello che suona Luigi possiamo definirlo strumento occasionale, perché le donne toglievano la rete del setaccio, mettevano su una pelle e suonavano. Un esempio di strumento occasionale, dopo 4 anni di conservatorio, ce lo fa vedere Michele. E questo è un esempio di strumento occasionale. È un tubo per innaffiare il giardino e nient'altro. È la bravura di Michele che riesce a farlo suonare. Siamo pronti? Un Capo Canale.
grazie. Qual è? Questo di chi è? Chi erano? Questo qua è un chilo e mezzo. No, lei ha chiesto quanti ne abbiamo fatti fino a 3, 2, 5, con questi 6 e mezzo. Totale. Siete pronte? Signore? Buonasera e benvenuti alla prima festa del vino e dell'olio novello organizzata dall'Associazione San Giacomo Unicamente. Dietro di noi abbiamo il mercatino della Chiesa di Maria Santissima del Rosario che sta vendendo le realizzazioni fatte dall'oratorio delle persone adulte e dei ragazzi. Questa festa nasce per riscoprire i sapori sangiacomesi come l'olio, come la carne, come la salsiccia di fegato, come la focaccia e il pane e anche per riscoprire il borgo antico che troppo spesso non è valorizzato quanto basta. E buon viaggio! Siamo con Don Alessandro e Don Alessandro ci dica un po' di questi mercatini dell'oratorio degli adulti, dell'oratorio dei bambini. Quest'anno
diciamo, visto le urgenze pastorali, come anche Papa Francesco ci ha ricordato, di coinvolgere le persone nel, diciamo, nel cammino pastorale, diciamo, nel cammino della parrocchia, ma soprattutto nel prendere consapevolezza che la parrocchia è questa, stare insieme, stare bene insieme nell'amore di Cristo con qualcuno, ecco, che è con noi. E quindi ho pensato, insieme ai catechisti e agli animatori, di quest'anno, diciamo, di arricchire il cammino della parrocchia con l'oratorio, quindi sia per i ragazzi ma anche per, diciamo, per le signore, diciamo, della terza età, diciamo così, di questa seconda giovinezza. Allora abbiamo creato una giornata di oratorio, di laboratorio per ragazzi e un'altra per le persone anziane, le signore, diciamo così. E allora, come, diciamo, primo obiettivo di questo oratorio era realizzare un mercatino di Natale, e quindi in questi due mesi circa tutti i ragazzi e le signore hanno lavorato realizzando proprio a mano merletti, varie decorazioni per l'albero, tante cosette per, così, per dare un po' di, ecco, un'atmosfera natalizia durante la vendita, ma anche per portare qualche dono a casa. Il ricavato sarà un, diciamo, costituirà un piccolo fondo cassa per le spese del campo scuola dei ragazzi, quello estivo. E quindi, diciamo, sono rimaste proprio contente, non solo di fare le cose, di trovarsi insieme a chiacchierare, una tazza di tè, una così, ma hanno anche realizzato cose belle, quindi anche adesso si stanno dando un pochettino dei turni, no, per la vendita, e quindi anche nel vendere sono contente di mostrare le cose che hanno saputo fare, e anche i bambini. Sperando che la serata sia andata bene, perché le cose sono bellissime, complimenti per l'iniziativa, perché era da tanto tempo che a San Giacomo non si vedeva una cosa del genere, e grazie per tentare un'unità che con cammini diversi l'associazione e la Chiesa sta cercando di creare. Grazie davvero. Grazie a voi anche per il vostro impegno. Grazie. Buona serata, in bocca al lupo. E siamo nello stand gastronomico della salsiccia al rosso e dei friggitelli, la salsiccia al rosso della macelleria Berchicci di San Giacomo, con i cuochi. Che cosa ci dicono questi cuochi? Signor Angelis, signor Michele Traglia. Come sta andando la serata? Tutto a posto? Abbastanza bene, sì, sì, sì. La salsiccia va e viene e niente, si produce di continuo e la gente è contenta, è buonissimo. E grazie per l'aiuto soprattutto. Un grazie a lei per il divertimento, questo è un divertimento. E niente. Buon lavoro. Grazie, gentilissimo. Buonasera. E siamo qui col nostro tesoriere e casiere di fiducia, Basso La Fratta. Allora, Basso, come sta andando la serata? Ma direi che c'è stata una buona risposta, anche se le premesse meteorologiche non erano delle migliori, però comunque la risposta è stata ben più che positiva, almeno fino ad ora è andata così. Visto parecchia gente anche da fuori paese, da Guglionesi, da Termoli, quindi dai, una bella serata, una bella serata. Siamo contenti, buon lavoro, arrivederci. Okay. Siamo con Marcello. E da dove vieni? Da Termoli. Hai già fatto tutto il percorso? Eh sì, sì, ormai San Giacomo la conosco come i miei piedi, nel senso che ogni tanto ci vengo pure a correre da queste parti, diciamo. Sei rimasto soddisfatto della serata? Ma conosco bene lo staff, conosco bene la gente che ce ne fa parte, sono molto soddisfatto. Almeno si fa quel che si può. Tra l'altro vedo che San Giacomo, che pian piano si sta sempre più riempiendo rispetto alla vicina Termoli, è un fattore, diciamo, confortante per noi giovani. Cosa hai mangiato e cosa ti è piaciuto? Quasi tutto, tranne i fagioli e codiche, che tra poco me ne mangio, però quasi tutto buono, soprattutto la salsiccia era buona, la salsiccia e friggitelli mi sono piaciute assai. Buona serata, grazie. Prego. Ciao. Vanno tre, vanno, lui, vanno, giù. Oye, madonna, la madre, con un figlio di cielo.
Hey.
grazie. E poi vi salutiamo, speriamo di rivederci quest'estate. C'è prima signora, non lo so, per voi. Allora, ci hanno richiesto nuovamente, lo so che l'abbiamo già fatta due volte, però me l'ha chiesto l'amico Michele, poi me l'ha chiesto Francesco laggiù. Allora, rifacciamo per la seconda volta o terza volta Cicinella e chiudiamo con Mario Andò. E vi salutiamo con questi due brani. Rasalaya figlia mia, oh, 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 oh,
sapere. Cazzalaia, figlia mia. Ringrazio di nuovo Marco, tutti i ragazzi, voi per l'accoglienza e la presenza. Facciamo un applauso, Umberto, Danilo, Cristiano, Antonio, Antonio e Francesco. Qui abbiamo Luigi al tamburello, Antonio alla chitarra, Peppe di Salmonica, nostro maestro Michele Matassa, Michele sei tu, chitarra e voce, e il nostro zio Pino, 93 anni e non li dimostra, guarda lì, che giovanotto! Grazie, buonanotte a tutti, vi salutiamo con Mario e Don, anzi Mario e
Voglio sempre l'amore, se la
questo è il modo quale non so se che cazzo può se me l'ha detto in te se la può mandare la forza la Roma c'è la polizia la forza la Roma c'è la polizia. Ok, siamo qui con il maestro Michele De Bufù, il presidente Antonio. Ok, una serata meravigliosa a San Giacomo di Schiavoni, siamo contenti di avervi ospitati, spero che sia stato lo stesso per voi. E questa serata in cui abbiamo unito un po' cultura, tradizione, no? Sapori, gastronomia, la scelta di prendere tutti i prodotti locali, il vino locale che abbiamo, diciamo, fatto in una certa maniera noi, no? Olio del posto. E in un periodo in cui magari questa cosa del, no, del petrolio, le ombrine, insomma un periodo un po' caldo per questo punto da questo punto di vista, quindi noi ci tenevamo a fare una cosa che si legava al territorio e il fatto di chiamare un gruppo che facesse intrattenimento, no? Quindi un gruppo folcloristico come il vostro è come dare un segnale in più, no? A quello che è la tradizione. Noi vogliamo rimanere, noi giovani per primi, quindi anche voi che magari siete più grandi di noi, vogliamo rimanere legati al territorio. Quindi in una serata così, una cornice come questa del Borgo Vecchio di San Giacomo, che molto, molto poco viene valorizzato, volevo chiedervi come vi siete trovati, che cosa ne pensate di questa manifestazione e di tutto il lavoro che abbiamo fatto noi dell'associazione Unicamente. Noi amiamo questo tipo di manifestazione anche perché in giro suonando ne troviamo spesso e pare che ci sia un fermento in questo dove i piccoli borghi cercano di tornare in auge appunto mostrando quello che loro sono capaci di fare, partendo dalla tradizione, partendo dal prodotto locale, partendo dai ricordi che si avevano. E quindi si cerca di creare un connubio tra il vecchio passato, che poi non è vecchio ma sta tornando nuovo, e i giovani che sembrano attratti da questo modo di vivere. Ed è una cosa molto importante questa. Noi ci siamo trovati benissimo perché noi partiamo con un presupposto, prima di tutto divertirci, poi far divertire. Certo. E se ci divertiamo noi sicuramente si divertono anche gli altri. Credo
di essere riusciti nell'intento. Guarda, lo confermo perché tutti quelli che ci hanno fermato qui nelle strade del paese ci hanno fatto tutti i complimenti, sia per la scelta dei prodotti che abbiamo messo a tavola, sia per la scelta del gruppo, no? E voi eravate già stati qui, adesso la domanda la faccio al presidente del gruppo folcloristico, Antonio, giusto? Ok. Eravate già stati a San Giacomo durante la festa patronale, però era la versione, diciamo, allargata con i Gui, no? Ok. Siete tornati a San Giacomo, un paese vicino, siamo quasi gemelli tra virgolette in un certo senso, no? C'è questa vicinanza che ci lega. Per noi è sempre un piacere ospitarvi, è stata una scelta, diciamo, strategica chiamarvi per questa manifestazione, perché ci serviva qualcosa che potesse intrattenere il pubblico oltre la gastronomia, oltre tutte le cose che abbiamo fatto. Quindi tornare a San Giacomo per voi è sempre un piacere, immagino di sì. Come ti sei trovato a vedere tanta gente, poi soprattutto anche persone di una certa età, no? Che vedono queste manifestazioni come un modo per come diceva il maestro Michele, no? per ricordare vecchi canti, vecchie tradizioni, vecchie serate. Sì, in effetti per noi è un piacere perché ci sentiamo a casa, abbiamo anche degli amici qui, quindi troviamo gente che conosciamo, abbiamo modo di salutarci. Per noi la manifestazione è andata bene alla grande, ci piace il pubblico vicino come in questo caso, infatti non amiamo suonare sul palco, soprattutto con questi strumenti. Solitamente dove andiamo preferiamo suonare a terra, a contatto col pubblico, cerchiamo di coinvolgere il pubblico. Peccato che non c'era tanto spazio, altrimenti avevo idea anche di fare una quadriglia, un ballo, qualcosa, però lo spazio era ridotto, quindi questo non ce l'ha permesso di fare. Però noi ci piace, ecco, questo, il contatto con le persone, trasmettere qualcosa, che sia allegria, che sia divertimento, che sia curiosità, stupore, anche perché c'è gente che per la prima volta ha visto questo tipo di strumento. C'era gente di Milano, ho visto stasera anche degli amici che sono venuti e che per la prima volta vedono questo strumento e restano stupiti e meravigliati, quindi per noi è una bella soddisfazione. Io ringrazio voi di nuovo per averci chiamato, per essere noi qui, ripeto, ci troviamo bene, siamo a casa nostra perché siamo vicini. Grazie a tutti voi di nuovo, grazie ai ragazzi che hanno lavorato negli stand, abbiamo gustato un buon piatto di pasta, io ho assaggiato anche l'olio sulla focaccia, quindi era buono, e grazie ancora. Ok, noi speriamo ovviamente di riavere Bufù o i Gui, no? Assaggiamo gli schiavoni prossimamente e vi salutiamo. E un applauso, io farei un applauso a Nicola, e un applauso a Nicola perché a tutte le nostre manifestazioni fa le riprese, no? E adesso facciamo noi lo scherzo a lui, visto che mi fa intervistare tutta San Giacomo ogni volta. Adesso l'intervista la faccio io a te, mo ti giro la telecamera, devi dire qualcosa. Nicola, ti devo fare intervista, te l'ho detto.